E io mi ricordo di questa bimba morta. Mi ricordo il vestito, mi ricordo, il ricordo, il vestito, la, posizione, mi ricordo la posizione, però...

Penso che fummo le prime a vedere tutta la tragedia di lì, di quelle dell'impero. Monchio e la stagia di Monchio non è mai neanche stata in considerazione. La situazione in Italia agli inizi del 1944 è abbastanza complicata, soprattutto per i tedeschi che stanno controllando il territorio, stanno contendendo il territorio all'avanzata degli eserciti alleati e per i fascisti che stanno cercando di ricostruire uno Stato e un esercito e trovano molte difficoltà nell'arruolamento degli italiani, dei giovani italiani che... Sono stanchi della guerra e non hanno più intenzione di essere coinvolti appunto in una nuova guerra dopo la conclusione della eh, la caduta del fascismo. E quindi iniziano dei bandi di orollamento e inizia un'organizzazione un militare e politica per prendere sotto controllo, per riprendere sotto controllo il territorio. E quindi iniziano la ricerca dei rimittenti alla leva, la ricerca dei giovani in età di arrolamento, eh, la caccia agli antifascisti, cioè sono tutte eh, attività che nascono prima che nasca la resistenza in Italia. L'8 marzo del 1944 è una data simbolo perché scade l'ultimo dei bandi eh, di arruolamento, la data di presentazione, e da quel momento eh, Mussolini aveva disposto che eh, fosse prevista la pena di morte per i disertori. E inizia un'azione una, diciamo, un molto estesa di rastrellamento nell'Appennino Emiliano, decisa nel febbraio a Lucca. In una, I vari comandi si trovano sia fascisti che tedeschi per decidere questa azione molto ampia di rastrellamento dei territori montani, territori che vedono appunto la presenza di, dei primi nuclei partigiani della montagna. Erano formazioni a carattere difensivo, cioè non avevano in realtà obiettivo di attaccare i tedeschi o i fascisti. L'obiettivo era quello di difendere le comunità dai tentativi di rastrellamento compiute dalle autorità, soprattutto le autorità fasciste. Monchio, Susanne e Costrignano, questa zona era una zona prevalentemente agricola, erano quasi tutti piccoli proprietari terrieri, contadini, che avevano dei piccoli appezzamenti di terra, vivevano sostanzialmente un'economia di autoconsumo, erano comunità abbastanza isolate legate molto religiose, molto cattoliche, legate attorno alla parrocchia. Che lavoro faceva suo papà? Faceva il contadino. Era un bracciante, via. Lavorava alla terra e eravamo in una famiglia di fi due figli, e un, figli e un altro fratello figliastro, e e papà e la mamma. Lei dove abitava nel marzo del 44? In questa casa. Con chi? Con eh, il papà, la mamma e... Sei e un fratello e cinque sorelle. Che lavoro faceva suo papà? L'agricoltore, contadino. Lei quanti anni aveva? Tre anni e mezzo. Che tipo di bambino era? Non, non glielo so dire con precisione. Ero piccolo, forse buono, forse cattivo. Non lo so. Un bambino vivace? Non lo so. Mio papà faceva il calzolaio e qui c'era la bottega di pellame, eh, chiodi, tutte quelle ferramenta. Invece quell'altro signore di là aveva i generi alimentari e si erano comprato questo orologio d'oro, ricordo la marca che era un omega, molto bello, però... I tedeschi fu la prima cosa che le, 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 le presero. Qui la casa era distrutta, bruciata. Noi siamo andati a abitare in un'altra piccola stalla che avevamo in, in un altro terreno, un 300 metri qui sopra. E mia mamma, niente non si è rimasto che quei vestiti, quegli stracci che avevamo addosso e allora la gente gli portava un po' di farina, un po' di castagni, un po' per sopravvivere. Allora lei <coughs> le diceva se mi lasciate il sacchetto, altrimenti io lo posso mettere sopra una pietra, perché non aveva, non si è rimasto niente e di niente. Ci avevamo un maialino sotto sale, lo mangiarono tutto e qua ce l'hanno portato via. Eh, beh, paura. Paura no, perché 18 anni ancora. Però ne avevano già portati via, no, dei ragazzi no, ma dei, dei vecchi, tre fratelli i contadini dal prete, pochi hanno portato via gliambo delmo che lui poi l'ha massamo l'8 novembre del 1943 sale in queste montagne una formazione partigiana dalla pianura da Sassuolo ed è la prima formazione partigiana che invece nasce con obiettivi offensivi. E questa formazione inizia a fare delle azioni, a attaccare dei presidi fascisti per portare via le armi, a attaccare degli ammassi granari per distribuire il grano alla popolazione. Crea una, una condizione di preoccupazione per le autorità fasciste tedesche che appunto... Eh, diciamo, li convince a dover compiere delle azioni di rappresaglia per riprendere il controllo del territorio. I protagonisti della strage sono sostanzialmente eh, il reparto esploratori della divisione Hermann Göring, una divisione nazista dal punto di vista della loro formazione culturale. E I suoi quadri avevano e anche molti dei suoi soldati avevano combattuto in Unione Sovietica, in, in Polonia, quindi erano truppe addestrate a un livello di violenza come dire, sconosciuta per la parte, eh, diciamo, per la parte nostra dell'Europa, era una modalità di violenza, alcuni di questi probabilmente avevano anche operato nei campi di sterminio, quindi avevano un'attitudine all'uso della violenza diversa da quella che si conosceva da queste parti. Ed è questo reparto eh, che Viene, esegue materialmente la strage. Per fare la cronaca della strage bisogna appunto partire dall'8 marzo del 1944. Iniziano delle appunto i tedeschi e i fascisti cominciano a fare delle azioni di rastrellamento, vengono attaccati dai partigiani e lasciano sul terreno diversi morti. In un combattimento a Pieve di Trebbio il 12 marzo eh, i fascisti vincono la battaglia contro i partigiani distruggendo una formazione partigiana. Nel caso invece di questa zona, della zona di Monchio, vengono sconfitti in modo clamoroso, cioè subiscono in diversi combattimenti eh, all'Ama di Monchio, a, a in, varie, diciamo, in varie località. E subiscono eh, di, degli attacchi e lasciano diversi ufficiali e soldati tedeschi o fascisti morti. Quando sono arrivati i tedeschi il 16 marzo, io mi trovavo fuori alle pecore nel bosco lì esposto verso l'AMA. e Facevamo le carte io con un vecchietto lì e facevamo le carte, gli ho detto: Ma mi sembra che arrivano dei camion, là, ce ne sono già tre o quattro che vengono su, ma si sono fermati. A lui mi dice, sarà meglio che andiamo a casa. Allora abbiamo raccolto le pecore e siamo venuti a casa. Eh, nel frattempo mio fratello era a lavorare a Lama, mio fratello Gino, eh, lavorava a Lama, anche loro si sono accorti che arrivavano i tedeschi. Lui secondo che era doveva essere soldato, non so se era a casa in licenza o come. Eh, Url è andato a letto, non sapeva dove andare, è andato a letto e faceva il malato, ma quando sono arrivate che avevano bisogno di uomini per portare le munizioni, hanno detto via via avanti, le hanno han presi e, e sono portate le munizioni fino qui, dopo il mulino verso Munchio perché ci sarà ancora 200 metri dove si sono poi scontrati con i partigiani. Eh. Io mi ricordo che mio padre era su nella vigna a portare le vite e restava nel tramonto veniva a casa dal lavoro si è trovato nel cortile con eh, i tedeschi che era appena uscito di casa che avevano bevuto una bella tazza di latte mentre che stava per arrivare i partigiani hanno messo a sparare di sopra di un mezzo chilometro circa chilometro e, e hanno preso subito mio padre Dicendo che avevi i partigiani in casa, come l'hanno preso su lui, è arrivato e l'hanno portato via. Durante il tragitto, hanno trovato un altro vecchietto, hanno preso su anche quello, e poi un altro, e sono sesi giù verso la strada, mentre che i partigiani continuavano a sparare. A un certo punto, mia mamma mi dice: prendi questo pane e portaglielo, perché non ha ancora cenato. Così mi sono trovato in mezzo tra i partigiani. E i tedeschi. Un partigiano mi prende quando sono giù con le prime case mi dice nasconditi lì sotto il forno e ti vengo io a prendere. E così ho fatto. I tedeschi venivano avanti a Spavardo così, parlando forte, parlava. Caro mio, a tutto un tratto quando sono arrivati a tiro e gli hanno cominciato a sparare con questa mitraglia che era poi anche un... Una metralla che era dall'Accademia era, era un po' ammalandata, ma comunque c'erano quelli che erano capaci di farla andare. le racconto dove era la, 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 la piazzata la metraglia era piazzata qui che c'era l'argine perché era prima di fare lo stradello c'era l'argine alto così poi dopo ci hanno fatto una piazzola e che trovavamo di, di, di rimpetto dove c'erano i tedeschi che venivano avanti lì sulla strada e... Infatti loro non, non si erano accorti che avevano qui il nemico. Sparavano su a, a, dalle case, su a Santa Giulia e, e via. Loro quei erano coperti, non, avevano, non erano disturbati. Però a un certo punto si è inceppata la, la metraglia. Allora si sono presi su, sono andati di dietro, lì che c'era un prato, a, a metterla a posto. Dopo non si attentavano più a tornare sul porto, perché avevano paura che, che ci fossero venuti sui tedeschi. Per quanto riguarda la ricostruzione diciamo della la dinamica della strage eh, il 17 eh, marzo 1944 eh, il capitano von Löben viene eh, chiamato dai comandi superiori a Bologna e gli viene ordinato di compiere questa azione contro la zona di Monchio, Susanne e Costrignano il 17 sera arrivano con le truppe circa 400 uomini arrivano a, a Savoniero eh, all'inizio diciamo, di questa strada che porta a Monchio e che si interrompe a Monchio, una strada chiusa sostanzialmente, viene portata una batteria eh, di cannoni proprio qui dove siamo, vengono collocate qui eh, questi cannoni da 88 mm che poi spareranno sui paesi. Mio padre l'ha preso solo, l'ha portato a Siavognero. Il giorno dopo... Un'altra squadra era già scesa da Santa Giulia che avevano fatto la malora, anche là un combattimento, che penso che sia stato ferito morto uno anche a Santa Giulia di questi tedeschi. E il giorno dopo fecero venire su tutti i tedeschi, Repubblica e tutto quanto che fecero poi la malora. Il 18 marzo alle 6 inizia l'azione di rastrellamento, l'attacco diciamo. Partono da Savoniero. Arrivano a Susano e prendono, inizialmente prendono i vecchi bambini e le donne e li portano, li fanno portare a Savoniero nella, nella piazza per tenerli lì durante la giornata. Però compiono già in questa fase, uccidono alcune persone, alcuni uomini, e in particolare eh, compiono alcune azioni su due casolari, uno in particolare la buca di Susano, dove vengono uccisa una famiglia, vengono uccise delle donne, una donna, e i suoi due figli e anche un altro, figlio, un altro bambino adottato da lei di tre anni. E anche in un altro, in un altro piccolo borgo viene compiuta un'azione analoga eh, dove muoiono otto persone, anche lì una donna incinta e due bambini. Mia madre mi ha detto che eh, al mattino del 18 marzo sentivano Venire su questi cararmati, queste macchine, che allora ce n'erano ne ben poche. E dopo c'era mio fratello, dice: vado a portare la forma di ferro, quella che si aggiustavano le scarpe, eh, giù. Il nome non me lo ricordo come si chiamassero. Mia madre ha detto no, non andare perché è una brutta giornata. Lui <coughs> sorridendo ha detto no, ci vado ed è partito. Invece mio padre, lui era in una borgata chiamata Casa di Guerra. Qui è stata la prima casa che hanno incendiato. Dalla borgata si vede che casa è chiamata casa pasquale e da qui si vede la dove era allora mio padre dice ho dentro i bimbi vado a vedere prendo vado giù per il rossello passo sotto il ponte prendo la, la scorciatoia nei castagneti e arrivo a casa a vedere cosa cosa c'è lui quando è stato passato, ha preso il rossello, è passato sotto il ponte. Quando è stato nel castagnetto ha incontrato i tedeschi. E lì a 20 metri, attorno a un castagno, non è sceso lui per ripararsi. E, e attorno a un altro castagno c'era mio fratello. Forse non si sono son visti? o non si sono visti. Quindi lui se rimaneva lì al posto, quelli che sono rimasti lì si sono salvati. Invece lui eh, vedendo, vedendo la casa in fiamme, e così lui non ha retto, è partito, è andato incontro alla morte. Poi cosa fanno? Prendono gli uomini, eh, quelli diciamo da ruolamento, quelli in, in piena attività fisica, una parte viene uccisa, una parte viene usata per portare tutti i beni che vengono arrassiati nelle case, perché l'azione che viene fatta è di spogliazione di tutti i beni, cioè lungo la strada portano via tutto ciò che è possibile e lo fanno portare a spalla da queste persone che poi verranno uccise a monchio. Poi proseguono eh, diciamo, eh, su questo percorso a Costrignano a all'Ama di Monchio e poi a Monchio e ovunque passano compiono queste azioni, cioè di, eh, diciamo lasciano stare donne e bambini, prendono gli uomini e a differenza dell'inizio uccidono anche i vecchi, cioè uccidono tutti gli uomini che incontrano tranne quelli che servono per portare la roba verso, verso Monchio. 18 marzo la mattina alle 5 mi hanno preso a letto mi hanno messo in spalla una cassa di ferro di munizioni, di protole, io non sapevo mica niente cosa facevo. Poi mi ha preso un tedesco, c'erano poi tanti fascisti tedeschi, la ventina, Avevo allora uno mi ha preso e mi ha portato a Susano, ma non per la strada, su, dritti per i campi così, ed lì in cima, Vedevo le cannonate quando arrivavano nella chiesa di Susano. Arrivato su a Susano c'erano fascisti tedeschi e loro mi hanno preso la cassetta e mandato a un altro tedesco che mi ha accompagnato a Sauniero che aveva il nel comando nella canonica del prete della chiesa. Ma mentre voi camminavate qualcuno sparava? Ah, niente, perché solo che quando ho visto che mi buttavo per terra che sentivo il, il, il proiettile che faceva finiva, mi passava sopra la testa, allora mi buttavo giù e lui rideva, diceva, niente paura, essere io. E ho visto quando ha colpito la chiesa di Susano questo proiettile, ma sparavano poi mica solo alla chiesa, sparavano... C'era un cannone Montefiorino mentre facevano la rappresaglia e sparava in giro, così a casaccio. Dove andava, andava? Non sapevamo mica niente di cosa succedeva. Perché a me mi hanno preso a letto che era quasi buio ancora. Il mio padre non aveva mica visto niente. Solo che lì al comando, dove eravamo nella stanza, noi i 4 o 5, c'erano i suoi paesani, suo padre. È arrivato uno di Susano, Ciro Ferrari, con una figlia che l'accompagnava. E allora disse che avevano ammazzato tre o quattro noli a Susano, tutto lì. E dopo poi la sera, alle quattro, cessato l'allarme, che era vivo, era vivo, ma noi non sapevamo mica niente, che ammazzavano, bruciavano, solo che tornando a casa, da laggiù, si vede bene Monchio, Costregnano. allora la sera si vedeva la fiamma, il fumo, e lì si sentivano gli urli della gente. E così. Quindi c'è questa salita diciamo, degli unni, come dire, verso Monchio, e che distrugge tutto quello che trova, ruba tutto quello che è possibile rubare e uccidono tutti gli uomini che non servono. Mi ricordo uh, alle sei una cannonata e poi dopo um, colpi alla porta d'entrata e poi ricordo la fucilata che diedero per venire dentro i tedeschi, perché poi non sapevamo chi era naturalmente, dato che mio padre e un altro signore erano stati alla macchia li chiamavano una volta, erano stati via otto giorni, sono rientrati la sera, il mattino dovevano ripartire, però sono stati preceduti da, da questi tedeschi e quando siamo venuti giù c'eravamo in sei bimbi, ce n'erano due più piccoli di me. Sa, pianti sti, mio papà quell'altro signore sono venuti giù con le mani alzate e si erano un po' vestiti alla meglio e dopo siamo andati tutti fuori e mio padre questo signore ci ha messo un, una una cassetta di munizioni poi li hanno portati verso Monchio e ricordo ancora che eravamo fuori gli occhi di mio padre, di quel signore. Io guardavo mio padre, naturalmente, quegli occhi che per dire non ci vedremo mai più. Una parte degli uomini quando arrivano a Monchio viene invece concentrata nella piazza di Monchio e in tre fasi successive, dalle 11 della mattina fino alle 5 del pomeriggio, in tre momenti uccidono una cinquantina, 53 eh, uomini vengono uccisi eh, nella piazza diciamo, eh, di Monchio. Alla mattina del 18 marzo mi trovavo a letto. Alle 6 ero ancora a letto. Quando ho sentito sparare la prima, prima, prima cannonata che è arrivata su dalle nostre parti, lì e si siamo, mi siamo alzati, vestiti su un po' e poi siamo andati a finire in cantina. E io e mio fratello minore e mio, pa mio papà erano andati nella stalla a guardare le vecchie. Ora quando scoppiato due proiettili vicino alla casa e si sono rotti tutti i vetri del, 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 della casa, ho pensato di cambiare posto, sono andati in una casa lì vicina che c'era un fabbro, siamo andati nella sua officina, eh, questo, questo fabbro era un fascista, ma era del nostro cortile che non ha mai molestato nessuno, eh, siamo stati lì fino all'arrivo dei tedeschi, quando sono arrivati si hanno preso fuori tutti tutti che si han portati su davanti a, a casa mia davanti alla stalla eh, allora questo fascista ha preso fuori la tessera del suo partito me ne sono accorto loro che era un fascista non ormai ha saputo io ha preso fuori l'ha fatta vedere i tedeschi e hanno detto avanti avanti niente non l'ha mica voluto vedere la tessera hanno portato, e li ha messi dentro tutti dentro alla stalla di mio padre che era già incendiato il fienile eh, allora sono stati lì, più che altro penso che nessuno piangeva, sono sì, stati in eh, Allora, eh, anche eh, hanno pensato un po', li hanno presi fuori, più di fuori dalla stalla c'è un letamaio, li hanno messi tutti insieme al letamaio, forse per ucciderli lì. Io ero lì insieme a loro, eh, mi hanno preso su in mezzo, a, perché lì in quella borgata li hanno preso su dieci, e poi anche mia, anche mia cugnata con il bambino in braccio di tre anni si Siano infilati giù tutti, erano dieci uomini più uno o tre, no, siamo messi in colonna, vennero giù per quella strada che c'era poi una strada, una mulattiera. Allora quello lì che gli ho detto, Barozzi, De, Barozzi Adelmo, quello che aveva la tessera, eh, ha detto a mia cugnata, andatela di lì, c'era un buco nella siepe. Allora lei la si, è infilata, si è infilata subito dentro al buco, io dietro, eh, col bambino in braccio, lei e eh, i tedeschi. Hanno poi fatto finta di non vedersi, ma senza altro, senza un vestito, erano le passe che vadano, abbiamo vagato in giro e dopo siamo andati a ferire in una casa eh, che era poi dei genitori di mia cognata. Siamo andati a dormire lì e eh, la giornata è finita lì. E suo papà? Ah, era, era L'hanno ucciso qua, in centro. Perché se venivo giù io ponco il mio cognato, se salvavamo mica nessuno, perché non sono mica tornati via nessuno di qua. Continuano a fare azioni nei vari borghi, nei vari casolari, o uccidendo le persone sul luogo o portandole a monchio per essere uccise. Quindi, questo è diciamo, il percorso che viene compiuto dalla, dalla truppa tedesca, preparata dal cannoneggiamento che viene fatto dalla rocca di Montefiorino, dove siamo, verso appunto, i paesi, diversi muoiono anche a causa delle granate che vengono sparate. E alla fine, l'epilogo è questo. Verso le due e mezzo circa del pomeriggio, le 14.30 eccetera, usciamo, eh, che eravamo alloggiati in cantini, in quella casa lì a 50 metri, da questa qua, e percorriamo questo piccolo eh, tratto di strada e quando siamo qui troviamo già un manipolo di soldati comandati da un, eh, penso da un eh, capitano, da un graduato tedesco, e che fra l'altro erano già qui sparpagliati, alcuni avevano già razziato la casa, avevano portato via dei prosciutti, avevano portato via della roba, cioè erano già entrati in questa, in questa casa che io vi sto indicando adesso. Insomma. Allora mio padre si avvicina, naturalmente, anzi due o tre arrivano, due o tre soldati lo circondano. Subito gli sono vicino e lo, 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 lo circondano in malo modo ma poi anche lo cominciano anche a spintonare. Mio padre presenta la carta di identità a questi soldati, questi qui non la guardano, la buttano lì per terra in malo modo, poi dopo lo spingono e uno spara nella testa direttamente e io vedo che lui cade perché tutto il cervello è in una pozza di sangue e cade per terra, insomma. Io mi sono messo a urlare, mia madre mi ha richiamato, urlava anche lei, fra l'altro si era lanciata verso, eh, verso mio padre, poi mi, mi, mi prese per un braccio e mi tirò via, perché lui era a terra morto, insomma, in questa pozza di sangue. La casa era già incendiata, la casa eh, che si trova alla sinistra di, di questa qua, era già incendiata, c'erano alcuni soldati che erano penetrati in questa casa che era loro, era fatta molto di legno, e poi si vedevano delle fiamme che uscivano già dalla finestra e così via. Io percorrevo un pezzo di strada vicino alla borgata di San Vitale, quando i tedeschi venivano giù di qua, lungo la, la comunale, la strada comunale. E a un certo punto io andavo verso casa perché non so cos'ero andato a fare a cercare un mio collega. Da questa strada qua venivo. Quando sono stato a questo punto ho visto che hanno ucciso il Signore, che veniva fuori da quella porta laggiù. C'è una porta lì. Veniva fuori da quella porta lì l'hanno ucciso lì, davanti. Però io ho proseguito a questo punto ho visto uccidere il signore lì il padre di Armando poi percorrevo perché io ho, ho proseguito la mia strada fino al borgo tutti gli uomini li avevano rotonati in questo punto qua compreso mio padre io proseguivo a mano a mio padre, andando su di qua, facendo questo percorso fino a quella maestà che si vede lassù e di lassù sono tornato indietro, mi ha lasciato tornare indietro, altrimenti era finita anche per me. Noi pensavamo che li portassero a Montefiorino invece li hanno fucilati prima a me dissero che si sentivano che bisognava restare a casa che non facevano niente alcuni dicevano che bisognava fuggire insomma alla fine si decise che bisognava che gli uomini dovevano trovarsi a casa insomma E allora perché non avrebbero fatto niente il fatto stesso che mio padre abbia presentato una carta d'identità pensava lui era in buona fede pensava che eh, Visto i documenti l'avrebbero avrebbero lasciato stare, invece loro avevano un'altra un intenzione. Ero venuto per fare la rappresaglia, la strage, stop. Insomma. Tutta gente che non, non aveva nessuno. non aveva fatto niente, nessuno, non c'era un motivo di dire uccidiamo queste persone. Tutta gente di famiglia che lavorava al terreno. Allora non si pensava di arrivare a questo. Era una strage già pianificata: perché qui c'erano stati dei fatti eh, di partigiani, di, di, di gente che si era mossa anche dalla pianura, qualche formazione si era fermata, ma eh, e loro temevano, pensavano che la popolazione li nascondesse, li proteggesse, però non, 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 non cercavano bombe. Perché suo padre è stato ucciso? Eh, perché non lo so io il, mo il motivo sa, loro ci sarà stato questi, iniziavano i partigiani. E... Ma suo padre era un uomo che aveva aiutato i partigiani? No, non penso, non penso che avesse aiutato i partigiani. Chi diceva che era un fascista, chi diceva ma sa, lì eh, noi eravamo la prima casa che hanno incontrato venendo di lì, noi eravamo i primi. Che colpisce è che in questa strage che viene compiuta eh, i tedeschi non guardano in faccia a nessuno, uccidono tre iscritti al Partito Fascista Repubblicano, uccidono dei maestri, uccidono un militare della Repubblica Sociale che dice: Io sono un soldato della Repubblica Sociale. Dicono: Non mi interessa, cioè, uccidono tutti. Le vittime accertate sono 131. Eh, in realtà in questi anni si è discusso anche chi ha ipotizzato 136, comunque diciamo quelle accertate sono 131, è importante sottolineare che la più eh, importante strage è eh, compiuta nei primi mesi dell'occupazione diciamo, dell tedesca, è una strage molto importante ma che è stata eh, troppo velocemente dimenticata. Signor Mario, le è rimasto qualcosa di suo padre, delle foto? Niente. Bruciando la casa, è stato distrutto tutto, quindi nessuna immagine, nessun ricordo, niente. Mia madre non mi ha detto circa, non mi ha mai detto qui è stato ucciso tuo padre. Non me l'ha mai detto. Per proteggerla dal dolore? Dal dolore, intanto, il dolore c'era ugualmente, eh? Perché quando si è bimbi manca cioè quando si andava a scuola mio padre mi ha fatto questo mio papà mi ha fatto quello noi per fortuna c'eravamo in un bel gruppetto che aveva, si mancava tutti il padre perché era stato ucciso e, insomma essendoci in più e si sopporta meglio la cosa che essendoci uno solo però quando manca manca è così memoria di questa strage è, è molto interessante, intanto perché in Italia quasi tutte le stragi che sono state compiute eh, sono state eh, realizzate in prossimi, eh, diciamo nella vicinanza della linea del fronte e dopo pochi giorni, poche settimane sono arrivati gli alleati e quindi diciamo, le comunità colpite hanno dovuto ricostruire la loro Diciamo, la loro memoria, la loro storia, elaborare il lutto, l'hanno fatto diciamo, in un contesto di, lib di libertà. Nel caso di Monchio, dalla strage alla liberazione passa un anno e quindi succedono delle cose in questo anno. In questo anno succede che nasce una formazione, il battaglione mobile di Monchio, che sono i figli degli uccisi, che diventano partigiani e fanno un giuramento il primo maggio del 1944, che giurano di vendicare i loro genitori, i loro familiari che sono stati uccisi. Nel dopoguerra diciamo, la popolazione ritiene soddisfatto il suo desiderio di giustizia per il fatto che chi veniva ritenuto principale responsabile della strage, che era Francesco Bocchi, il commissario prefettizio di Montefiorino, che era colui che aveva chiamato, che aveva chiamato i, 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 i tedeschi a fare la rappresaglia. E viene ucciso dai partigiani un anno esatto dalla strage, quindi vendicano in qualche modo le popolazioni di Monchio. Quindi in sostanza si ritiene soddisfatta la, il desiderio di, eh, di giustizia diciamo, con la morte di queste persone. In più è una comunità molto cattolica che basa diciamo, la sua... Eh, la sua... La sua impostazione diventa quella del perdono. Nel 1994, quando viene scoperto l'armadio della vergogna, eh, si scopre che tra i tanti fascicoli che erano stati trattenuti in modo illegale nella Procura Militare a Roma c'era anche un piccolo fascicolo eh, intitolato Monchio. In realtà eh, gli alleati avevano raccolto poche settimane dopo... La strage, delle informazioni imprecise da partigiani che avevano passato le linee, ma confondono tra Monchio di Modena, Monchio a Reggio, Monchio delle Corti a Parma, non fanno degli approfondimenti, non fanno delle indagini. E questo fatto di non aver individuato esattamente dove era localizzata la strage è sufficiente per il fatto che non avevo nessuna voglia di indagare su queste stragi, è sufficiente per chiudere questo fascicolo e metterlo. E appunto in cassaforte e lasciarlo lì per tanti anni. Le indagini eh, che ci conducono al processo iniziato nel novembre eh, del 2009 eh, prendono le mosse dalla scoperta eh, avvenuta nel 2003 di un diario di guerra eh, di un ex eh, militare della divisione Hermann Gering, precisamente il comandante della quinta compagnia del reparto esplorante della divisione Hermann Gering, tal Wolfgang Bach. In questo importante documento che dà avvio alle indagini eh, viene ricostruita in sostanza tutta eh, la storia e tutte le attività militari della divisione Gering e di questi reparti che erano reparti specializzati nella lotta ai civili e ai partigiani, con descrizioni anche piuttosto dettagliate di eccidi di civili e di operazioni cosiddette antibande che caratterizzarono l'agire della divisione Hermann Gering. Di questi eh, reati di enorme gravità che mh, oggi la comunità giuridica anche internazionale definisce crimini contro l'umanità sono chiamati a rispondere davanti al Tribunale eh, Militare di Verona. Winkler Hans Georg, Olberg Fritz, eh, Tark Wilhelm Karl, Osterhaus Ferdinand, eh, Odenwald Helmut e poi Airot Gunther. Abbiamo eh, rinvenuto negli atti di indagine numerose intercettazioni telefoniche disposte dalla polizia nei confronti degli odierni imputati in cui gli stessi parlano tra di loro delle malefatte compiute. All'epoca eh, confessandone eh, alcune particolari ed evidentemente non sapendo di essere ascoltati. Il vincolo del silenzio eh, lo si ritrova proprio nei dialoghi eh, tra di loro. Ad esempio, un imputato riferisce: Ma io non tradirò certo mai nessun commilitone. E l'altro risponde: No, no, siamo ancora noi, vero Alfred? Eh, sì, naturalmente, eh, noi sappiamo cosa succedeva, ma in ogni caso. E l'altro risponde, in ogni caso questo tu non l'hai raccontato, queste vicende dei partigiani, delle donne e dei bambini non li hai raccontati. I contorni eh, ci fanno capire che a tutt'oggi eh, numerosi di questi anziani imputati hanno ancora tra eh, di loro dei vincoli di eh, solidarietà, tra virgolette, che eh, li legano ancora alle malefatte compiute nel 1944. Tra gli atti di indagine eh, più rilevanti abbiamo questo organigramma ricostruito dalla Polizia Giudiziaria che eh, dà la possibilità di individuare eh, la catena di comando della divisione e in particolare chi eh, nello Stato Maggiore della divisione aveva eh, il compito e la responsabilità di eh, comandare le quattro compagnie impiegate eh, nell'eccidio. Questa meticolosa ricostruzione investigativa eh, permette quindi di eh, vedere eh, quello che è stata la caratteristica eh, del reparto esplorante che veniva definito all'epoca l'occhio della divisione, cioè quel manipolo di uomini che venivano spediti dal comando divisionale a compiere queste operazioni antibande in quanto già rodati, in quanto già abituati nel compiere queste operazioni. Ci troviamo quindi di fronte a crimini di enorme gravità e per la prima volta centinaia di familiari delle vittime sono messi nella condizione di poter Entrare nel processo, di poter far sentire la loro voce e in qualche modo riappropriarsi di una vicenda che ormai è noto alle cronache, fu occultata assieme a numerose altre in quello che è stato ormai ribattezzato l'armadio della vergogna. fosse vero che si potesse fare giustizia perché quando le persone sono a casa sua non si sono mai interessati né di politica né di partiti né niente di niente prenderli e uscirli penso che sia la cosa peggiore quindi che quelli che in effetti li hanno uccisi che siano processati che siano eh, che hanno fatto una cosa sbagliatissima anche se la guerra comporta delle brutte cose quando uno ha in mano un'arma si sente più forte del, dell'altro e via però uccidere delle persone quando non hanno fatto niente di male penso che sia la cosa peggiore non porterà sicuramente delle grandi cose speriamo giusto che mettono qualcosa nella storia che non si ripetano più perché poi sa, che ci va di mezzo sono sempre i poveri diciamo disgraziati almeno che ricordino anche il sacrificio dei nostri genitori Lei si è costituito parte civile? No Perché? Non me la sentivo No, perché insomma mi sono sempre reso disponibile da tutte le parti, ma andare lì al processo non ci tenevo, perché insomma, è, è passato tanto tempo, ma però ci potevo essere anch'io lì dentro. È un dolore ancora grande. Sì, perché io delle volte mi penso che mi sono stato uno molto fortunato. Ma non pensa che sia utile fare giustizia? Forse sì. Certa gente dice lo fate per i soldi. No, non c'è soldi che paga queste persone. È una soddisfazione personale una... che vogliamo. Al processo lei si aspetta di vederli, i tedeschi che sono imputati ancora vivi? Io. Spererei, però non è che a delle persone di passati 90 anni che uno le possa portare odio, anche se diciamo è stato odio grande, però al giorno d'oggi si vorrebbero vedere processati, ma questa cosa voleva fatta quando erano giovani. In modo da soffrire un po' anche loro, come hanno fatto soffrire gli altri. La notte passò in fretta, tra il freddo e qualche favola. Ma sembrò la più bella di tutte col suo cielo d'estate. Non si sentì alcun rumore dal paese lasciato. Silvestro decise che sarebbe tornato, ma i tedeschi li aspettavano e i padri catturarono, e le donne che imploravano, i bambini che piangevano, e nel bosco li portarono, e poi dopo li bendarono, e da bestie fucilarono, venti padri che morivano. Noi saremo soli a portare la croce e la storia, Noi Saremo sì. soli, tutti uomini senza memoria. Noi saremo soli a portare alla croce la storia. Noi saremo soli, tutti uomini senza memoria.